Allora sono qua in SolidWorks e andiamo a disegnarci una specie di puleggia. Dunque vado sul piano frontale, vado a disegnarmi il diametro 80, ok, e poi vado in funzione estrusione cieco piano intermedio 42. Ok, 42, vabbè. Ok, a questo punto io potrei mettermi in questa posizione qua, su per esempio un piano superiore. Dunque vado a fare un nuovo schizzo, metto qui, ok, posso andare a disegnarmi il mio asse verticale, ok, e vado a disegnarmi, potrei disegnarmi un rettangolo così, ok. Questo rettangolo lasciamolo per adesso in questo qua, ok. Vediamo se, però lo volevo punto intermedio, che così rimaneva lì, perfetto. Punto intermedio, poi posso andare a disegnarmi un altro rettangolo così, ok. Naturalmente, se vado a trovarmi il punto intermedio con questo, lo metto verticale e siamo in questo modo qua. Questo qui lo metto 38, 38, ok, e la larghezza di questo è 12, 12, ok, questo qua a questo punto potrei farlo andare anche qui, che così mi va lì e sono a posto. Questo qui, da qui a qui è 12. In automatico viene definita la larghezza, da qui a qui facciamo 355, 355. Ok, ho definito tutto. Ho definito tutto. Adesso andiamo a fare la rivoluzione. Funzione, rivoluzione, l'asse di rivoluzione è questo. Unisci risultato, no, lo tolgo e vado a fare la rivoluzione di questo. Naturalmente, avendo fatto così, devo schiacciare tutto e dunque ho due corpi, uno questo e l'altro la rivoluzione. Ok. Adesso mi posso mettere in piano superiore, faccio un nuovo schizzo, ok. E vado a disegnarmi di nuovo, potrei fare di nuovo un rettangolo in questo modo qua. Ok, questo rettangolo potevo anche portarlo prima, 38, 38, ok, 38, e poi lui però ha anche quel taglio lì un po' particolare, dunque io potrei andare a fare questo qui. Taglio così, poi doppio clic, vado qui e vado qui. Ok, questo qui deve essere da qui a qui 35,5, ok, e questo qui deve essere da qui a qui, deve essere 14, 14, ok. Questo con questo verticale siamo a posto, questo facciamo con questo uguale, così andiamo lì e questo con questo punto intermedio, giusto? Punto, sì, dovrebbe essere punto intermedio, ok, che 38 era anche quell'altro, ok, naturalmente quello là è 42. E cos'è che mi manca? Mi manca il fatto che deve essere attaccato a questo. Dunque mi metto qui, vediamo come possiamo attaccarlo. Ok, lo vediamo trasparente. A questo punto questo con questo, vediamo, adesso torno indietro. Questo qui, se riesco,
con questo coincidente. Non mi va, perché non mi va? Ah, me l'ha fatto, me l'ha fatto. Ok. Naturalmente andiamo in funzione estrusione, andiamo a prendere questo qua, perfetto, 6 mm, piano intermedio, non unieto. Ok. Andiamo a vedere e siamo in questa fase qua. Dovrebbe essere giusto. Dovrebbe essere giusto, ok? Sì. Vabbè, mi metto in questa posizione, vado a fare questo foro qua, vado a fare in 138, funzione taglio passante, cerco passante. Ok, e dunque dovrei essere in questa posizione qua. Ok. Adesso io posso mettermi qui. Posso mettermi qua, vado a fare nuovo schizzo su questo, mi sposto perché così, ok, vedo meglio. Potrei tirare una riga costruttiva da qui, qui, ok, e poi mi tiro questa qui da qui fino a qui, ok. Questo qui vado a metterlo 60. 60, ok, poi potrei fare offset di entità 18, vediamo se riusciamo, 18, e andiamo a mettere questo qui, no, perché facciamo un'altra entità di offset, sempre 18, di questo e di questo qui. Però allora facciamo così, entità di offset questo e lo metto così e poi entità di offset di questo, direzione contraria, ok? A questo punto ho questo, posso anche non disegnare niente, vado semplicemente a tagliarlo e dunque andrò taglio estruso, cosa vuoi tagliare? Questo. Ok, cieco passante, tutti i corpi. E praticamente io mi sono tagliato questo qua. Ok, vado a mettere anche questo qui. Andiamo a mettere 9, 9 mm, 9. Ok, e andiamo a metterlo anche questo qua. Ok. Adesso sono curioso di vedere una cosa, se perché oggettivamente adesso facendo la ripetizione, vabbè che io ho tagliato, dunque sì, dovrebbe funzionare, sì, no, funziona, perché adesso io posso andare a fare la ripetizione circolare, ok? Dunque posso andare a fare ripetizione circolare, posso prendere qualsiasi questo, ok, qui però facciamo corpi, vediamo se no, difatti dovrò fare questa qua, non posso fare, ok. Devo andare a fare, mi sembrava, caratteristiche facce. Caratteristiche facce, andiamo a prendere, non la rivoluzione, andiamo a prendere questo, ok, andiamo a prendere quello lì, andiamo a prendere, no, questo qua, no, e i raccordi, ok. A questo punto se metto 3 dovrebbe far così, ok, dovrebbe far così, se metto 3, vediamo. Però, perché se metto 6 invece è il suo, ok, vediamo se me lo fa, ok, e questo sarebbe corretto, fatta così, ok,
Vabbè, naturalmente il problema che adesso mi fa questo e questo qui, la ripetizione su tutti, vediamo, tutti i corpi, vediamo, ok. Però io ho il problema che queste qua poi devo unirlo. Perché mi rimangono fuori due questo corpo qua. E dunque dovrò andare a fare questo contro questo, associa, in modo da crearmi un solo corpo. Vabbè, in modo da avermi fatto questa ruota. Vabbè, spero di essere stato utile. Ci vediamo alla prossima, arrivederci.